mentre parlavo io. Sembra incredibile essere svegli alle 2, eppure ci riusciremo. Poi la punizione della chimica alle 2, penso che sia proprio. Vabbè, ma secondo me non c'è una materia che non risulta una punizione alle 2 di pomeriggio, eh? Quindi non lo so, non lo so. Certo, poi dipende quanto ha dormito uno la notte, quanto è sveglio, che materia ha fatto prima, se ha mangiato, cosa ha mangiato. Che se ha mangiato una fettina di pollo con l'insalata è un discorso, se ha mangiato una carbonara, chiaramente ci sarà qualche problemino in più. Va bene, allora intanto aspettate mentre cazzeggiamo, almeno io, apro l'elenco delle presenze. Oh. Computer fa scherzi. Uno. Velocissimo, una scheggia. Ok. Mi ha aperto. Allora, oggi ne abbiamo 22. Allora, cominciamo con il corso di veterinaria. Caroli, anzi Caroli, che non c'è mai stato. Ma forse non avete obbligo di frequenza voi? Può essere. Sì, 75%. Non so, perché questo ragazzo non c'è mai stato, almeno con me. Non so se nelle prime due lezioni, perché quelle io me le sono perse, però. E Meli? Presente. Ok. Fagiulli? Presente. Talora? Presente. 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 Si sente pianissimo, ma si sente. Hai detto 3 volte, ma sempre uguale. D'Agostino? Presente. Ecco, già più squillante. Fasciglione? Presente. Ok. E questo. Possiamo chiudere perché tanto c'è nessun altro. Ok. Allora. Oggi un sacco di 2, 22, 02, 20, 22, insomma, una data palindromica. Allora, amico, è il primo della lista che è sempre assente. Non so, funziona, c'è una teoria, una strategia. Bernardi? Presente. Bertolini. Presente. De Angelis. Forse questo ragazzo era quello che diceva che non sapeva se Gli fa doveva. solo mia. Però continuano a non inviarmi nulla, quindi io, però, scrivo così, loro se lo sanno giustamente. L'importante è che gli hanno dato l'informazione giusta. De Franco. Presente. Enrico, Presente. Falini, Presente. Gioè, Presente. Giuli, Giuliano. Presente. Liguori Mariano, Buon pomeriggio, presente. buon pomeriggio a te. Liguori Salvatore, Presente.
Malagoli? Presente. Ho detto correttamente l'accento? Malagoli. 50% di possibilità? Yeah. Ovvio. Malagoli, quindi dovrei scriverlo con l'accento sulla A per ricordarlo. Lo farò. Vediamo se la prossima volta è corretto. Marino? Presente. Massaro? Presente. Rizzo? Presente. Senatore? Presente. Ospedale? Presente. Milano? Milano ha parlato? Sì, sì, sono presente. Ok, non si sentiva. Di Domenico? Presente. Allora, a me di questo elenco mi risulta soltanto assente amico. E siccome non parlo, continua ad essere assente. Perfetto. Ok. Allora, facciamo questa condivisione allo schermo. Sì. Sì, ti giuro. Lo voglio fare. Vai. Allora, facciamo al solito una breve sintesi degli argomenti che abbiamo trattato nella scorsa lezione. E abbiamo parlato dell'energia di ionizzazione, quindi dell'energia necessaria a strappare elettroni di valenza. Adesso sappiamo che cosa sono gli elettroni di valenza, quindi possiamo permetterci di non definirli ogni volta. Sono comunque gli elettroni del guscio esterno, e quindi sono quelli che sin dall'inizio, e adesso che siamo un po' più consapevoli di questa cosa lo posso dire, vi ho sempre detto... Fondamentalmente dobbiamo guardare gli elettroni di valenza non soltanto nel computo della stabilità, ma nella reattività, nel senso che ogni elemento reagirà con altri in funzione proprio della situazione elettronica nel guscio più esterno, perché a seconda della situazione che ritroviamo nel guscio più esterno, chiaramente tutte le reazioni saranno volte al raggiungimento al solito della condizione di stabilità che mostra l'elemento che si trova nell'ultimo gruppo, cioè quello dei gas nobili, che ha l'ottetto completo. E ovviamente nel parlare di queste cose è normale che ci riferiamo al raggiungimento dell'ottetto e quindi alle regole che abbiamo visto per quanto riguarda il riempimento dei sottogusci, che non permette di salire da un livello energetico a un altro senza prima avere completato i livelli precedenti. L'altra cosa che abbiamo visto è quanto possa influenzare la reattività e quindi anche la reazione, il comportamento di elementi o nella forma di atomo o nella forma ionica.
Perché abbiamo visto anche il sodio stesso, il cloro, abbiamo visto un bel po' di esempi che a livello atomico potevano essere molto pericolosi, mentre a livello ionico, fondamentalmente questa rabbia si placava. E adesso sappiamo anche perché, perché in realtà il fatto di formare gli ioni, soprattutto in elementi che si ritrovano nel primo gruppo e che quindi significa che hanno un solo elettrone nel guscio più esterno, equivale a dire, quindi la formazione di quello ione equivale a dire il raggiungimento della condizione stabile, quindi del riempimento di quell'ottetto, del raggiungimento di quell'ottetto, perché chiaramente le caratteristiche saranno quelle del gas nobile che lo ha preceduto nel periodo sopra. Ovviamente abbiamo dovuto un po' imbatterci in quella che è la nomenclatura, che non risulta semplice così vista, diciamo, all'inizio, ma diventerà un po' più familiare nel momento in cui cominceremo a utilizzarle. Oggi faremo un po' di esercizi. Giusto per diciamo, consolidare le conoscenze che abbiamo acquisito e quelle che acquisiremo, perché poi alla fine, quando praticamente si mettono in atto, sicuramente diventano più comprensibili e rimangono anche più impresse nella memoria. Comunque abbiamo dovuto cominciare dando un minimo di nomenclatura, giusto per cominciare a capire come chiamare questi anioni o questi cationi, cioè ioni negativi e positivi, che di volta in volta si vanno formando. In tutto questo, ovviamente, la cosa fondamentale è quello di partire, dato che stiamo facendo questo, cioè partendo dalla base, partire dal fatto che questi elementi e nella fattispecie questi ioni avranno la tendenza a reagire fra di loro, sempre per questo discorso del raggiungimento dell'ottetto, ma quindi partiremo da atomi che reagiscono fra di loro per formare molecole. Quindi da una struttura semplice, che non è più divisibile, a una struttura più complessa, che è poi la molecola. Ovviamente, che quindi anche un composto, ovviamente affinché nel momento in cui avvenga questa reazione la struttura si mantenga nel tempo, è necessario che si formino quelli che vengono definiti legami, che altro non fanno proprio che legare gli atomi che reagiscono in modo da mantenere quella struttura che si è formata. Vi ho detto già l'altra volta che la prima differenza che dobbiamo fare è fra legami primari e legami secondari, intendendo per legami primari i legami fra atomi, mentre legami secondari i legami fra molecole. Questa è una cosa fondamentale che in realtà è una di quelle che ci può aiutare nel tempo a non dimenticare la definizione e la differenza fra legami primari e secondari. Perché se ci fate caso, il legame primario tiene insieme gli atomi sono la più piccola parte di un composto, di una molecola. Quindi è per forza che deve essere un legame strutturale e in quanto strutturale deve essere forte. Perché quando noi, al solito, se facciamo l'esempio di una stanza, i legami strutturali li potremmo identificare come pilastri portanti. Noi di questa stanza possiamo distruggere le pareti. La stanza rimane in piedi, ma se abbattiamo i pilastri portanti, la struttura cade. Quindi è la stessa identica cosa, per cui in questo caso il legame primario deve subito identificarci un legame forte, perché deve essere strutturale, perché parte proprio alla base della formazione della molecola. Dopodiché, ovviamente, ci sono i legami invece secondari, che non sono meno importanti, che sono più deboli, però ricordatevi che seguiranno sempre la regola dell'unione fa la forza. Quindi anche se in realtà partiranno come legami deboli, l'unione di tanti legami deboli genererà un legame forte. Comunque sia, definiremo questi legami come legami di stabilizzazione, perché la molecola, a seconda di che molecola si tratti, in realtà ha bisogno di una stabilità.
Stabilità che vorrà dire mantenere la molecola nella sua conformazione, ma che potrà essere comunque cambiata rompendo questi legami e riformandoli. E questo non implicherà un danneggiamento irreversibile della molecola. Quindi questa differenza è fondamentale. Tra i legami primari, quindi quelli strutturali, quelli fra gli atomi, io lo ripeto 100 volte, però dico, spero con questo di riuscire ad attraversare, diciamo, la barriera ematoencefalica con questa informazione e farvelo rimanere consolidato. Tra questi legami primari, in realtà abbiamo visto esserci soprattutto due tipi di legami, cioè il legame ionico e il legame covalente. Il legame ionico chiaramente è un legame che si forma quando reagiscono fra loro degli ioni. E in questo caso, sicuramente, siccome cariche di segno opposto si attraggono, ci aspettiamo che reagisca un ione di segno positivo e un ione di segno negativo, quindi un anione e un catione. In questo caso, a parte le regole che abbiamo visto, sicuramente la cosa più importante che ci permetterà di definire un legame ionico è quello di andare a diciamo quantificare quella che abbiamo definito elettronegatività, che altro non è che la forza di un elemento di attrarre elettroni da un altro elemento. Ovviamente in quel caso abbiamo, diciamo, dato dei numeri definendo superiori a 1 e 9 quelli che erano legami ionici. In realtà adesso vedremo quelli che sono i legami covalenti e quali sono le regole che devono seguire. E partiamo appunto da questo legame covalente che vi dicevo prima, e quindi da cominciare a vedere degli esempi. Intanto partiamo da un presupposto. Il primo è che il legame covalente prevede sempre la condivisione di elettroni. Quindi non c'è un elemento che si prende un elettrone, che acquista o cede un elettrone, ma c'è una condivisione di elettroni. E questa condivisione di elettroni, scritta qui, come vedete voi qui in questa foto, aspettate che mi prendo la penna, come vedete qui in questa immagine qui, può essere formato sia da atomi dello stesso elemento, sia di elementi diversi. Intanto questo modello di scrivere, vi ricordo che è il quello, diciamo, identificato da Lewis, utilizzando questi puntini, e in questo caso l'esempio tipico è proprio quello dell'elemento cloro, che può formare proprio la molecola cloro, che noi identificheremo come Cl2, e come vedete in realtà fanno parte del settimo gruppo, quindi 7 elettroni hanno ciascuno, ma condividendone uno in realtà riescono a raggiungere questo ottetto. E ovviamente, vi dicevo prima, il legame, anche questo covalente, può formarsi sia tra atomi dello stesso elemento, sia fra atomi di elementi differenti. E non solo, in realtà questa formazione dei legami, anche tra atomi di elementi differenti, può essere un tipo di legame singolo, come vedete scritto qui, può essere un legame doppio, come lo vedete scritto qui, o addirittura può essere anche un legame triplo. Noi di solito useremo proprio identificare un legame di questo tipo con un trattino, identificando proprio questo trattino come la presenza di una coppia di elettroni, diciamo, condivisa in questo caso. E per cui, secondo questo modello di Lewis,
In generale, una coppia di elettroni in un legame covalente, quello che fa è contemporaneamente sia condividere la coppia di elettroni nella formazione del legame, in modo da arrivare a riempire quel guscio di valenza di ciascun atomo e quindi formare una molecola, comunque un composto, quindi una struttura più complessa. Se proprio dovessimo partire dall'inizio, potremmo dire, ricordandoci un po' la tabella periodica, che l'esempio più semplice legame covalente è sicuramente la molecola di idrogeno molecolare, quindi H2 per intenderci, che noi scriveremo in questo modo, che si forma proprio quando due atomi di idrogeno si legano, condividono quell'unico elettrone che hanno e quindi praticamente formando questo legame covalente formano la molecola di idrogeno, vi dicevo H2, scritto H2 in questo caso. È un legame che viene formato dalla condivisione proprio di una coppia di elettroni, viene chiamato in genere già direttamente legame singolo ed è presentato con questo trattino di cui parlavamo, eccetto che non sia espressamente presente l'espressione di, o meglio, la caratterizzazione, quindi l'identificazione con più trattini, che in realtà in quel caso identificherebbero la presenza di, dicevamo, un doppio legame o un triplo legame che poteva anche essere possibile. E, genericamente questa è la tabella periodica che avevamo già visto l'altra volta. E, volendo identificare diciamo la formazione di questo legame ionico, diciamo che mentre il legame ionico, visto che prima avevamo parlato l'altra lezione del legame ionico, mentre il legame ionico in genere si forma tra appunto un metallo e un non metallo, in questo caso quando due non metalli o un metalloide e un non metallo si legano fra di loro, il legame di solito è covalente. L'altra alternativa è sempre la stessa, cioè quella di utilizzare l'elettronegatività. Questi sono esempi che vedete scritti qui, come il cloro molecolare, l'acqua, il metano, l'ammoniaca, che sono di per sé dei composti formati proprio da legami covalenti. Vi dicevo, l'elettronegatività comunque risulta sempre uno dei metodi più utilizzati per identificare se un legame sarà diciamo ionico o covalente. E volendo ulteriormente particolareggiare la differenza all'interno del legame covalente, il legame covalente non è univoco come quello ionico, ma lo dividiamo in legame covalente non polare e legame covalente polare. Dicevamo, se abbiamo definito il legame ionico come quel legame che in realtà ha una differenza di elettronegatività fra gli elementi che lo compongono superiore a 1,9, in questo caso i due tipi di legame differiscono perché il legame covalente non polare ha, sempre dipendente da questa forza di attrarre a sé elettroni, ha una differenza di elettronegatività fra gli elementi che formano questo legame di 0,5, mentre il legame covalente polare è un tipo di legame che intanto prevede una differenza di elettronegatività tra gli elementi che partecipano alla formazione del legame, che si diciamo che lo che identifichiamo tra nel range tra 0,5 e 1,9.
e in generale hanno uno stato liquido. Un'altra cosa importante è che in questo caso, in questo tipo di legame, gli elettroni, gli elementi che partecipano alla formazione di questo legame, diciamo che determinano una disuguale distribuzione delle cariche. Cioè, appunto, quello che sto cercando di dire è che un'altra differenza tra legame covalente non polare e legame covalente polare, sì, avevamo detto la differenza di elettronegatività è quello permane sempre, ma l'altra cosa importante è che in questo caso, cioè nel caso del legame covalente polare, in realtà questi elettroni con questa coppia di elettroni condivisa non si trova esattamente a metà strada fra i due, ma in realtà c'è un elemento che è un po' più forte e quindi in realtà determinerà la presenza e quindi la distribuzione di queste cariche in modo asimmetrico. Fondamentalmente un esempio di quello che sto dicendo è l'HCl, quindi l'acido cloridrico. E in questo caso la possiamo rappresentare sia in questo modo, quando c'è una condivisione di elettroni, sia in questo modo. Che cosa vogliamo dire? Allora, intanto, quando si ha una distribuzione diseguale di questi elettroni, noi sappiamo che il tipo di legame che si forma tra queste due specie sarà un legame covalente polare. In questo caso, visto che ho detto che ci sarà l'elemento più elettronegativo che attirerà a sé questo elettrone più di quanto l'altro riesca a trattenerlo, allora quello che succede è che l'elemento che ha una forza maggiore in realtà guadagna un po' più di elettrone, perché è come se lo tirasse un po' più verso di sé, non si trova esattamente in mezzo questo elettrone che ha carica negativa. E allora questo elemento che ha questa forza maggiore in realtà acquista quello che noi definiremo una carica negativa parziale, cioè un po' più di elettrone rispetto all'altro. E quindi noi lo identificheremo esattamente come è scritto qui sotto, cioè con questa parziale carica, con questo delta meno, che è la parziale carica negativa di cui parlavo prima. Di conseguenza a questo, dato che c'è un elemento che aveva più forza e ha tirato a sé un po' di più l'elettrone, che ricordiamoci che ha la carica negativa, questo determinerà il fatto che l'atomo meno elettronegativo in realtà rimarrà diciamo un po' più di tempo senza l'elettrone. E quindi noi sappiamo che se gli manca un po' di più l'elettrone, esce fuori un po' di più la carica positiva, perché c'è il protone che comunque rimane ed è chiaramente invariato, quindi lui non risente di queste condivisioni e di queste reazioni. E allora noi identificheremo quell'elemento con questa parziale carica positiva e quindi sapremo che cosa è successo all'interno di questa molecola. Tradotto in termini scientifici, questa separazione di carica asimmetrica produce quello che viene definito un dipolo. Dipolo proprio perché ha due poli, cioè nel caso di una condivisione simmetrica non avremmo poli diversi, perché l'elettrone si troverebbe la nuvola elettronica esattamente a metà strada. Invece il caso in cui si forma, c'è cioè questa distribuzione asimmetrica della carica della carica in generale, quindi dell'elettrone, quindi della carica negativa, in generale, allora si forma questo che vi dicevo, che viene definito come
come di polo. E in generale noi potremmo fare degli esempi, giusto per cominciare un po' a vedere la differenza, cioè nel senso a capire come identificare il tipo di legame, perché ormai bene o male ce le siamo date le regole. Questo discorso della differenza dell'elettronegatività come valore credo che sia quello più immediato da identificare, per cui io direi di fare un esempio. Vi lascio qui la tabella periodica in modo che la vediamo. Anzi no, vi metto questa dell'elettronegatività perché questa sicuramente vi aiuta di più. Allora, cerchiamo di identificare che tipo di legame hanno questi elementi che sono implicati in questo in questi legami. Allora, per esempio, prendiamo una molecola che è questa. Allora, facciamoci due calcoli e vediamo in realtà che tipo di differenza di elettronegatività abbiamo e poi vediamo se riusciamo a definirlo. Ditemi un valore. 1,4. Allora, la collega dice 1,4. Allora, stando questo come 1,4, che tipo di legame ci aspettiamo che sia? Covalente non polare. Gli altri che dicono? Covalente polare. Così, polare, polare. Ok, polare. Ci siamo settati sul polare. Andiamo avanti, vediamone un altro. Scusatemi, questo è un meno. Cioè, questo è un trattino, ovviamente, non ho messo troppo basso. Allora, azoto qua. Di nuovo come prima. 0,9. Sì. Polare. Covalente. Quindi polare. Quindi pure questo polare, covalente polare. Ok, e siamo a 2. Cambiamo un pochino. Vediamo se magari qui con questo. Allora, il sodio è qui. Il fluoro, che era quello che avevamo detto essere più elettronegativo di tutti. Quindi già questo ci deve fare drizzare le orecchie, se questo è quello più elettronegativo di tutti. E beh, ionico allora. E intanto quanta è la differenza elettronegativa? Meno 3,1. Sì, no, di solito si mette quello più elettronegativo prima. 3,1. Ci manca soltanto che per valori negativi ci suicidiamo già. Quindi 3,1. Prendiamone un altro. Prendiamo un pochino di carbonio, è qui, il magnesio è qui. Quindi 1,3. Quindi? Polare. Quindi polare pure questo. Ok. Prendiamone un altro. Quant'è la differenza di elettronegatività? Zero. Zero. Siamo titubanti? No, è zero. Qui, carbonio è qui, e zolfo è qui. Giusto, giusto così. Quindi in questo caso ho fatto apposta a mettere questi. In base alla regola che ci siamo detti? Secondo me è non polare. Gli altri che dicono? Non ci impalliamo.
noi abbiamo dato delle definizioni, abbiamo dato dei numeri, non perché siamo impazziti, ne abbiamo dato i numeri, giusto? Come allora, fino ad ora eravamo tutti tranquilli perché era facile che era in un range, ma in realtà quando io ho detto 0,5 intendevo dire fino a 0,5 ovviamente. Quindi il range fino a 0,5 cosa identificava? Non polare. Identificava un legame covalente non polare. Questo identificava. Avevamo detto fino a 0,5 era non polare. Da 0,5 a 1,9 a 1,8 orientativamente diventa covalente polare. E qui così è. Non è che cambia nulla. Così è. Ma scusi, prof, se invece la differenza di elettronegatività è 0,5 è non polare, no? Sì, esattamente. Okay. Infatti io avevo detto 0,5 proprio per farvi capire che lo includevamo. E quindi almeno così lo identificavamo. Ne potremmo fare tanti altri. Se c'è qualcuno... questo sì, ne avevamo visto, volevo vedere qualcosa che magari non avevamo visto che era... La stessa cosa potremmo dire se vedessimo questo qui. Questo elettronegatività quant'è? Zero. E quindi è la stessa situazione di prima. Oppure questo? Non polare perché è 0,5. Ecco. Così almeno già ci siamo esercitati su quello che avevamo detto proprio prima, cioè nel senso come dobbiamo trattare il fatto di stare in mezzo, no in mezzo, borderline diciamo, quindi quello è, in realtà non cambia molto. Allora, ovviamente una delle cose fondamentali è come definire questi composti che si formano. In generale, quelli che abbiamo visto sono molecole formate dall'interazione di due elementi, quindi fondamentalmente quando noi vedremo scritti questi elementi, come li dobbiamo leggere? Perché il problema, diciamo, si può porre in questi termini. Cioè, per esempio, se noi dovessimo avere questi composti, per esempio questo, questo può essere un altro, per esempio questo, questi composti, come li dobbiamo leggere? Allora, in generale, questo è quello che noi definiamo un composto covalente, no? Un composto covalente binario, perché è composto da due elementi, identifica un composto che, in cui reagendo due elementi sicuramente noi dobbiamo avere un nome per identificarlo, che deve includerli entrambi, non è che possiamo fare delle discriminazioni, per cui essendo che sono due parole, come procederemo nel dare questa informazione? In generale si procede in questo modo, come regola generale. Allora, se il secondo elemento è l'ossigeno, in generale sarà un ossido, quindi poi sarà un ossido di quello che è genericamente un metallo, comunque può essere quello che è, comunque dico genericamente noi dobbiamo chiamarlo come ossido. Se invece è diverso dall'ossigeno, il nome inizia con quello, il nome del composto inizierà con quello dell'elemento più elettronegativo, che quindi dà il nome al composto, con l'aggiunta del suffisso uro. Quindi la prima cosa che ci dobbiamo ricordare è questa. Il primo è quello più elettronegativo e il suffisso che si utilizzerà sarà uro.
E dopodiché ci sarà seguito nel nome quello che è meno elettronegativo e che fondamentalmente prenderà verrà indicato direttamente come secondo. In questo caso non metteremo un suffisso. Quindi in questo caso al nome di ogni elemento si fa precedere il prefisso che indica anche quante volte si compare l'elemento all'interno del composto, perché come vedete qui in questo esempio che vi ho appena scritto, per esempio N2O rispetto a NO, mentre NO sono 1 e 1, gli elementi compaiono una volta entrambi, in N2O in realtà l'azoto spunta due volte. Quindi in questo caso dobbiamo fare in modo di fare spuntare all'interno del nome del composto anche, cioè identificare, almeno fare capire, perché io potrei dirvi diciamo oralmente, scrivimi l'ossido di azoto, il permanganato di sodio, quello che è, però vi devo fare capire appunto dalla nomenclatura quanti atomi di quell'elemento sono presenti in quel composto. E quindi in questo caso, per esempio, che era il primo esempio che stiamo guardando, il primo è facile perché abbiamo detto che genericamente tutti quei composti che contengono l'ossigeno prendono il nome di ossidi. C'è l'azoto, il rapporto è 1 a 1, quindi in questo caso diciamo che lo chiamiamo ossido di azoto, anche se poi in gergo più semplicemente viene definito come ossido nitrico. Andando avanti, per esempio, il secondo in questo caso c'ha pure due abbiamo un atomo di zolfo e due di fluoro. Quindi partiamo dal fatto che il fluoro è più elettronegativo dello zolfo, quindi sarà quello da cui partiremo. Partiamo anche dal presupposto che l'atomo sono due atomi di fluoro all'interno di questo composto, quindi il nome sarà difluoruro. Abbiamo aggiunto uro perché abbiamo detto che quello più elettronegativo è il primo che si dice prende il suffisso di uro, eccetto gli ossidi, e di perché ce ne sono due, quindi di fluoruro di zolfo, anche in questo caso. Il terzo, anche qui segue la regola del primo, cioè è un ossido. Come lo chiamereste voi il terzo? Ossido di diazoto. Gli altri che dicono? Sì, pure. Sì. Ok, e dal nome già noi capiamo che sono presenti due atomi di azoto all'interno. E potremmo fare tanti altri esempi, per esempio, se dovessi scrivervi questo, in questo caso, come lo chiamereste? Scriviamolo, aspettate, ne mettiamo qualcun altro. Uno potrebbe essere questo, giusto per cambiare. Un altro potrebbe anche essere... questo, per esempio. Ma intanto partiamo da questi. Allora, partiamo da questo qui, in questo caso, che è al contrario di questo. Diossido. La differenza fra questi due, in questo modo, sempre un ossido è, però una volta... ne abbiamo due di atomi di zolfo, invece un'altra volta ne abbiamo due di ossigeno. Guardiamo questo, sempre seguendo le regole di mettere uro con quello più elettronegativo. Tribromuro di fosforo. Cos'è? Tribromuro di fosforo. Gli altri che dicono? Il fosforo non è più elettronegativo del bromuro. No, scusate, spesso. Guardiamolo qui. Sì, sì, sì. No, il fosforo. Il bromuro sta qui. Sì.
qui, la differenza è qui. Quindi quello più elettronegativo è il bromuro, cioè il bromo. Ok, quindi abbiamo detto tri bromuro di fosforo, andiamo avanti all'altro. Di cloruro di zolfo. Gli altri che dicono? Idem. Sì. Ok, e il terzo, l'ultimo? Trifluoruro di BR, quello. Questa è una B, no, è una B. Trifluoruro di boro. Di bro, ah sì. È un boro, sì, è un boro. No, non okay, ha. Trifluoruro di boro. Ho una pessima scrittura, però lì non si vede la R. No, sì. Questo è trifluoruro di bromo. Trifluoruro di bromo. Quindi, come vedete, abbiamo lo scioglilingua di questo, però... genericamente funzionano le regole, o meglio, impariamo sempre a guardare che le formule ci danno tutte le informazioni possibili, però noi dobbiamo anche saperle interpretare, altrimenti diciamo viene un po' più complicato. Andando avanti, ovviamente sempre nel computo di assegnare quindi questi nomi a questi composti, dobbiamo sempre quindi diciamo stringendo, riassumendo quello che ci siamo detti adesso, tenere in considerazione sempre questi queste, diciamo, seguire queste regole, ossia ricordarci che il primo elemento che noi definiremo, che identificheremo, è sempre quello più elettronegativo, al quale aggiungeremo poi il soffisso uro, che il, poi indicheremo l'elemento diciamo meno elettronegativo, e dall'altra parte il fatto di dover aggiungere comunque dei prefissi che identificano il numero di atomi di quell'elemento che partecipano alla formazione di quel composto. Quindi, seguendo queste semplici regole, siamo sicuri che non sbaglieremo nella definizione. Andiamo ora a un altro argomento. Allora, fondamentalmente noi abbiamo visto il modo, soprattutto l'abbiamo visto inizialmente nell'identificazione della configurazione elettronica di un elemento, in cui per identificare il numero di elettroni presenti nel guscio esterno noi avevamo utilizzato la formula di Lewis. Adesso però, visto che stiamo cominciando a complicare un po' di più la situazione, in realtà nasce un dubbio, perché il problema è quando questi elementi che noi abbiamo facilmente descritto attraverso la struttura di Lewis si ritrovano poi uniti e quindi all'interno di un composto. Come dobbiamo fare noi a scrivere la formula? Fondamentalmente questo esempio che vedete qui è lo ione carbonato, che noi identificheremo con, lo scriveremo come formula in questo modo, un CO3 meno, 2 meno, giusto per capirci. E, fondamentalmente diciamo che i chimici si resero subito conto che il problema di questo tipo di diciamo di struttura e quindi che è applicabile a una serie di molecole e di ioni, e aveva cioè evidenziava un problema, cioè il problema era quello che era difficile poter descrivere una molecola o un unione utilizzando un'unica struttura di Lewis, perché quell'unica struttura di Lewis in realtà non riusciva ad offrirci una rappresentazione accurata della reale situazione
diciamo di configurazione, perché come vedete da questa immagine le tre forme scritte tutte e tre il carbonato, lo ione carbonato identificano, però certo che le abbiamo scritte in tre modi diversi, cioè abbiamo questo doppio legame che spunta, che in realtà cambia posizione, perché una volta ce lo abbiamo qui, una volta ce lo abbiamo qui, una volta ce lo abbiamo qui. Qui chiaramente c'è un errore, perché questo è un carbonio, perché sempre il carbonio a centro c'è, e comunque ricordiamoci questo per sempre, perché in realtà è una cosa che ci servirà poi anche più avanti. Il carbonio fa quattro legami, ricordiamoci che è quello che si trovava nel quarto gruppo, quindi avendo quattro elettroni, quattro legami soltanto può fare, per cui ogni volta che voi vedete scritto qualcosa ci sono troppi ossigeno, poi c'è un gruppo H per esempio, dico, partite dal presupposto che se avete legato già qualche, avete legato quattro atomi, non ne può legare più, tranne che non perda qualche cosa, e questo succederà in realtà, però dico genericamente, partite dal presupposto che il carbonio si trova sempre al centro di tutte le molecole che vedremo. Come vedete, vi dicevo, questo legame, questo doppio legame cammina, cioè non è, si trova sempre nello stesso, all'interno della stessa, nella stessa posizione. Quindi fondamentalmente in questo caso di questo ione carbonato, quello che succede in ciascuna struttura è che il carbonio è legato a tre atomi di ossigeno, ok? E questo è, cioè nel senso che in tutte e tre le strutture che utilizziamo il carbonio è legato a tre ossigeni, soltanto che è la combinazione che cambia, la combinazione di un doppio legame, due legami singoli, che si va spostando. E questo è il punto. Quindi fondamentalmente quello che si vede è che ognuna di queste strutture ha un legame carbonio-ossigeno che è diverso dagli altri due, almeno come posizione. E, fondamentalmente, poi utilizzando della strumentazione che poi chiaramente si è evoluta sempre di più e perfezionata nel tempo, ci si è resi conto che in realtà non è così, nel senso che si è visto sperimentalmente che in realtà tutti e tre i legami carbonio ossigeno sono identici, quindi non c'è differenza, perché noi potremmo cadere nel dubbio o nell'errore vedendo il fatto che camminino questi legami. Invece in realtà questi legami sono identici. Quindi definendo questi legami come identici, il problema che è sorto è stato quello di trovare un modo per descrivere la struttura di queste molecole e quindi anche degli ioni attraverso un'unica struttura di Lewis. Ma questo, diciamo che siccome spesso succede che non è possibile utilizzare una sola struttura di Lewis perché una sola struttura non è adeguata, allora si cercò di arrivare a quello che poi venne definito come risonanza. E in realtà fu Pauling che cercò di aiutare lui, aiutare diciamo nella risoluzione di questo problema. Perché non sapendo quindi come fare, cioè di trovare il modo di descrivere questa struttura attraverso diciamo un'unica struttura, ma che poi invece si è mostrata difficile, perché in realtà queste strutture che qui abbiamo scritto sono tutte presenti, queste forme, allora in realtà lui studiando su questo problema è riuscito a dare a enunciare questa che è stata definita teoria della risonanza. Prima di fare la teoria della risonanza, però, io direi di fare 5 minuti di pausa. Aspettate un attimo. Ok. Va bene, ci vediamo fra 5 minuti allora. Va bene. Grazie.
Eccomi. Ci siete? Sì. Sì. Ok. È visibile la presentazione, vero? Sì, sì. Ok. Allora, dicevamo... in questo caso... Allora, ripartiamo da qui. Noi abbiamo qui, in questo caso... Noi abbiamo lo ione carbonato che viene identificato attraverso delle strutture di Lewis. Il punto è che sono tre strutture di Lewis che sembrano tre strutture diverse, ma in realtà si è visto che i legami tra carbonio e ossigeno, di tutti e tre i legami che vengono mostrati in queste tre possibili formule sono identici. Quindi il problema diciamo che sta nel fatto di trovare un unico modo, quindi un modo univoco per descrivere la struttura di molecole che hanno questa di ioni, quindi che hanno questa diciamo configurazione e per i quali una struttura di Lewis canonica diciamo non è adeguata, almeno non ci dà contezza reale della situazione presente. E come vi dicevo prima, chi venne in aiuto di diciamo diede una soluzione diciamo a questa diciamo a questo problema fu proprio Pauling che diciamo enunciò quella che ad oggi viene conosciuta come la teoria della risonanza. Secondo questa teoria, diciamo che molte molecole e quindi ioni sono meglio descritti scrivendo più anche due o più strutture comunque di Lewis, e considerando che in realtà poi realmente quello che è presente è il fatto che la molecola sia un ibrido di queste strutture. Quindi in realtà ognuna di queste strutture che noi possiamo scrivere vengono definite delle strutture limite di risonanza o anche strutture di risonanza, cioè le strutture, le possibili alternative, i modi alternativi di scrivere una molecola seguendo sempre la struttura di Lewis. In realtà questa molecola quindi è un ibrido di queste possibili strutture di risonanza. E genericamente quello che si usa fare per descrivere quello che vi ho appena detto è frapporre fra tutte le possibili strutture di Lewis di cui parlavamo una doppia freccia. Che poi una doppia freccia, quindi a doppia punta, una freccia a doppia punta, che poi in realtà vedremo essere importante anche quando definiremo le reazioni per capire il tipo di reazione che stiamo guardando. Quindi in questo caso sono tre, ne metteremo due in mezzo alle tre possibili diciamo strutture. Però quello che diciamo a cui bisogna stare attenti è una cosa, cioè spesso quando si utilizza il termine risonanza si tende a pensare nell'immaginario, diciamo viene quasi spontaneo, che i legami e
quindi anche le coppie di elettroni, si muovano continuamente, siano in moto continuo da una posizione all'altra. Questo è un concetto sbagliato sostanzialmente, perché non si ha un movimento di queste coppie. Cioè lo ione carbonato ha una sola struttura in realtà. Il punto è che la difficoltà nasce proprio dal comportamento degli atomi differenti che sono coinvolti nella formazione del legame, quindi della molecola. Perché se tutti avessero la stessa elettronegatività, quindi la stessa forza, allora sarebbe un po' più facile. Ma siccome in realtà noi abbiamo fatto tutte quelle eccezioni, comunque abbiamo fatto una classificazione dei legami, non potremmo utilizzarne uno soltanto, allora quello che in realtà succede è che non sappiamo come rappresentare realmente l'unica struttura possibile. Questo perché il problema è che non ci sono soltanto coppie di elettroni coinvolti in legami covalenti canonici, perché ci sono anche legami covalenti parziali, per quello che ci siamo detti poc'anzi e che adesso ribadiamo. Quindi in realtà c'è questa condivisione di una stessa coppia di elettroni tra più coppie di atomi, perché quello che identifica, diciamo, questa struttura è questa complicazione che c'è. Per cui in realtà la risonanza a cui ci riferiamo, quindi la ricerca di questa struttura che possa identificare in modo univoco quella che è realmente la struttura di questo ione, quella di una molecola, in realtà è anche un fattore stabilizzante. Cioè in realtà un ibrido di risonanza genericamente è più stabile di una struttura limite, che erano, diciamo, quelle che ci siamo detti poc'anzi sin dall'inizio. Per cui come possiamo fare a scrivere queste strutture limiti, diciamo, accettabili, nel senso che possono soddisfare un po' quelle che sono le nostre attese? Allora, intanto ci sono al solito delle regole da seguire. Queste regole prevedono che queste strutture limite devono avere tutti lo stesso numero di elettroni di valenza. E poi un'altra regola è quella che tutte le strutture limite di cui parlavamo devono obbedire sempre alle regole del legame covalente, visto che ci stiamo riferendo soprattutto a legami di tipo covalenti. E soprattutto le strutture limiti devono differire soltanto per la distribuzione degli elettroni degli elettroni di valenza. Una cosa fondamentale è che non dobbiamo confondere quando utilizziamo questo termine, cioè il termine ibrido, con un equilibrio fra le varie specie. Cioè non ci sarà un equilibrio fra tutte quelle possibili che può assumere, ma ce ne sarà una, che è quella che più di tutte identifica la struttura elettronica, quindi il comportamento di quello ione o di quella molecola. Quindi fondamentalmente alla fine l'ibrido risulta essere un intermedio tra tutte le strutture possibili che possono essere acquisite, e quindi tra tutte le strutture limite, come le abbiamo definito. Un esempio per capire meglio quello che sto cercando di dire è come se noi avessimo due colori, no? Un colore rosso e un colore blu. Allora, in questo caso non è che l'oscillazione è fra questi due colori possibili. In quel caso il colore che identifica questi due, se volessimo farlo con un unico colore, sarebbe
l'intermedio, e l'intermedio tra il rosso e il blu sarebbe il viola. Forse utilizzando i colori siamo più, diciamo, coscienti di quello di cui stiamo parlando. Quindi in questo caso capiamo benissimo che fondamentalmente quello che bisogna cercare, che è stato ritrovato anche a livello sperimentale, perché queste cose sono state sicuramente già studiate e riprovate, è proprio trovare questo intermedio in modo tale da capire meglio qual è il comportamento di quello ione. In questo caso un'altra cosa che non avevo detto è sicuramente l'utilizzo di queste scusatemi, non ho messo la penna. L'utilizzo di queste frecce curve. Queste frecce curve che vedete qui praticamente mostrano che appunto le coppie di questi elettroni che sono implicati nel legame sono diciamo ridistribuite fra le due strutture limite che possono essere acquisite. Quindi in questo caso è chi sarà implicato nella formazione del legame precedente e successivo, come vedete qui. Ed è qui, questo identifica cosa succederà e questo cosa succederà. Infatti qui, come vedete, no, perdiamo... scusate, sì. Nella figura B, sì? Al centro c'è un quarto ossigeno. Sì, perché è sbagliato, come era sbagliato questo di prima, che vi avevo corretto prima, sì. No, no, è un carbonio, è un errore di stampa, sì. Hai fatto bene a dirmelo, l'avevo detto prima, però io non lo posso così, con questa tabella grafica, posso correggerlo adesso, poi lo correggerò prima di darvi le slide. Sì, comunque è un carbonio. Quindi, come vedete, già prevede quello che succederà nella struttura limite successiva. Come vedete qui, già vi dice questa coppia di elettroni sarà quella che è implicata nella formazione del doppio legame, e questo succede. Questo di fatto si riprenderà i suoi elettroni, e questo succede. Come vedete, guardandole tutte, vi rendete conto di qual è la differenza fra tutte. E ovviamente andare poi al discorso di capire, oltre che la struttura, a livello tridimensionale, cosa succederà all'interno della molecola. E quando io parlo di tridimensionale mi riferisco al fatto che è chiaro che ci sono degli atomi che sono implicati nella formazione dei legami e quindi della molecola. Ma se è vero che all'interno di questa molecola ogni atomo ha anche un'elettronegatività diversa, fondamentalmente va da sé che oltre all'elettronegatività avrà anche una configurazione tale da permetterci di capire come si sistemerà all'interno della struttura stessa. Cosa voglio dire con sistemerà? Noi ci dobbiamo ricordare sempre che chi fa il bello e il cattivo tempo sono gli elettroni. Quindi elettroni sono cariche negative. Per cui se noi parliamo di una molecola che per esempio ha due atomi che sono implicati nella formazione di questo legame e il problema sono gli elettroni di valenza, come si sistemeranno, cariche di segno uguale si respingono. Quindi ovviamente ci aspettiamo che se sono due atomi che formano un legame, la struttura sarà planare così come la vediamo qui. Oppure se sono tre, sarà planare ma sarà così. Oppure cominceremo ad avere una struttura un po' più complessa, man mano aumenta il numero degli atomi che sono implicati nella formazione del legame. Quindi il punto è, per esempio nel caso del metano, che è CH4, potrebbe essere identificato benissimo da questa struttura, quello che è fondamentale, il carbonio può anche essere al centro, ma poi ci sono fuori gli altri atomi, quindi fondamentalmente il problema è cosa faranno all'interno della molecola e quindi in funzione di come
reagiranno proprio dovuto alla sua configurazione e chiaramente si sistemeranno poi nello spazio. Quindi quello che a cui mi riferisco è il fatto che nel tempo, proprio per cercare di definire, che quando noi parliamo di come si sistemeranno nello spazio, altro non facciamo che stare parlando di angoli di legame fra i vari atomi. Quindi fondamentalmente per predire gli angoli di legame fra gli atomi che si ritrovano all'interno di una molecola, fondamentalmente quello che si utilizza, ma anche nei confronti di altre molecole che possono trovarsi vicine, perché poi è uguale, tutto dipende dal tipo di carica di cui stiamo parlando, viene utilizzato un modello che si chiama VSEPR, o meglio, è il modello della repulsione delle coppie di elettroni nel guscio di valenza, che poi è in inglese, che sarebbe valence shell electron repulsion, c'è una P, quindi electron pair repulsion, qualcosa del genere. Lo scrivo qui perché forse non l'ho scritto. Questo modello che viene seguito. E secondo questo modello, praticamente cosa diciamo avviene? Che gli elettroni di valenza, che noi ormai conosciamo benissimo, possono essere coinvolti nella formazione di legami, possono essere singoli, doppi, tripli, visto che prima abbiamo visto che è possibile che questo avvenga, oppure possono anche non essere coinvolti in nessun legame, quindi non essere condivisi. Quindi fondamentalmente ognuna di queste possibilità di cui abbiamo discusso creerà una densità, quindi un accumulo di queste cariche elettroniche, quindi negative, attorno al nucleo, che sarà diversa. Ovviamente abbiamo sempre il discorso di avere una repulsione fra le cariche positive e le cariche negative, quindi in realtà le varie regioni di densità elettronica che si formano attorno al nucleo sono distribuite in modo tale da risentire di questa repulsione in modo minore possibile. Quindi in realtà quello che succederà sarà sistemarsi all'interno, diciamo, sistemarsi all'interno della molecola in modo tale da assumere proprio una forma che appunto riesca a meglio delle altre a esprimere, diciamo, questa voglia, diciamo, di risentire, di allontanare, diciamo, la repulsione fra le nuvole elettroniche, perché poi alla fine di ogni atomo, vi dicevo, che è implicato nella formazione del legame, quello che rimane evidente e che poi partecipa alla formazione del legame è gli elettroni di valenza. Quindi queste nuvole elettroniche sono quelle che fanno il bello e il cattivo tempo, per cui si sistemeranno in modo tale da disturbare il meno possibile. Quindi, per esempio, se noi volessimo guardare la struttura del metano a cui ci riferivamo poc'anzi, in realtà, per esempio, la struttura che potremmo scrivere è una struttura di questo genere, tetraedrica, la definiremo in questo modo, che è scritta tramite la formula di struttura di Lewis, potrebbe essere scritta anche in questo modo, però se dovessimo utilizzare quella con le sfere e i bastoncelli, in realtà potremmo identificarla come una forma tetraedrica, proprio perché questa forma che vediamo qui è la migliore possibile, perché la distanza che c'è fra le nuvole elettroniche, quindi gli elettroni di valenza di ogni atomo che è
è implicato nella formazione del legame, è tale da far è l'ottimum, cioè è quella ottimale, la migliore che ci può essere come distanza. E genericamente, andando sperimentalmente a valutare questi angoli, diciamo di legame, in realtà, per esempio, in questo caso si è vista che la distanza fra i vari atomi, che in questo caso sono sempre tutti uguali, sono per idrogeni, sono, in realtà è sempre uguale, qualsiasi di questa che venga valutata. Questo per fare capire come in realtà la struttura che a primo acchito vista così invece potrebbe essere disomogenea e creare angoli di legami diversi, invece identifica la migliore struttura acquisibile possibile, proprio per, vi dicevo, ridurre al minimo, quindi evitare la repulsione fra queste cariche elettroniche. Se volessimo guardare un'altra molecola, per esempio questa che è l'ammoniaca, NH3, anche in questo caso abbiamo due formule. La prima formula che è quella di Lewis, in cui potremmo scrivere, perché l'azoto può fare fino a 5 legami, in realtà gli rimangono due elettroni non utilizzati, non condivisi, e quindi la scriveremo in questo modo. Invece, nel computo di andare a calcolare quegli angoli di legame, dovremmo scrivere in questo modo, perché è normale che dobbiamo comunque tenere in considerazione la presenza di elettroni non condivisi, perché sempre cariche negative sono e sempre respingeranno le cariche negative che sono rappresentate dagli elettroni di valenza degli atomi che partecipano alla forma alla struttura, alla molecola che si è appena formata. Quindi fondamentalmente in questo caso noi abbiamo che la distanza fra tutti, cioè sia fra gli atomi che si ritrovano all'interno della molecola, sia fra la coppia di elettroni non condivisa, sarà uguale. E in questo caso però, come vedete, diversa da quella precedente, perché quella precedente aveva un legame di 109,5, qui è un po' più piccolo, perché è 107,3. In questo caso non è che è giusto o sbagliato, è così. Perché in realtà noi abbiamo una condizione diversa rispetto a quella precedente, che non aveva questa nuvola elettronica così grande che respinge in modo più violento, se vogliamo definirlo in questo modo, gli altri tre atomi rispetto alla struttura del metano che avevamo visto prima. Quindi in questo caso però, anche qui, come vedete, anche se la forma è una forma tetraedrica, tetraedrica, tipo non scioglilingue questa cosa, e quindi potrebbe lasciare immaginare che non ci sia lo stesso angolo di legame, in realtà l'angolo di legame è uguale qualsiasi struttura guardiamo, cioè qualsiasi la distanza tra qualsiasi atomo guardiamo. E ovviamente un po' diversa è la situazione dell'acqua, che questa che stiamo vedendo qui è l'acqua, che in realtà ha una condizione un po' più simile a quella dell'ammoniaca di cui parlavamo prima, cioè in questo caso ci sono degli elettroni, delle coppie di elettroni non condivise, non una, ma due, e quello che succede è che vabbè, quella sopra è sempre la struttura di Lewis che potremmo diciamo, utilizzare. Quella sotto invece è quella che utilizza la struttura diciamo, a sfere e bastoncini. E in questo caso, quello che succede è che l'ossigeno è circondato in realtà da quattro regioni di densità elettronica. Due sono quelle che contengono gli elettroni utilizzati per formare i legami covalenti singoli con l'idrogeno e due sono le coppie di elettroni non condivisi a cui ci riferivamo. Utilizzando sempre
quel modello di cui parlavamo prima, cioè quella di SPR, si può cercare di prevedere come siano disposti all'interno della molecola e andare sperimentalmente, utilizzando sempre una struttura tetraedrica, a determinare quello che sono gli angoli di legame fra i vari atomi, fra i vari atomi e fra gli elettroni, le coppie di elettroni che non sono condivise. E in questo caso ci accorgiamo che la distanza, almeno ci aspetteremmo che la distanza fosse quanto il precedente, quanto la prima, perché la prima era quella canonica, quella ideale, perché non aveva coppie di elettroni non condivise. Che era questa per intenderci, no? Questa del metano. Mentre quando cominciamo a guardare altre strutture, soprattutto spuntano strutture in cui ci sono coppie di elettroni non condivise, la realtà non coincide sempre con, cioè almeno quello che noi, la realtà dei fatti non coincide con quello che avevamo previsto. Perché mentre all'inizio nel metano avevamo previsto un angolo di legame di 109,5, in realtà quello è stato, appena abbiamo cominciato a complicare le cose perché sono spuntate coppie di elettroni non condivise, in realtà hanno cominciato a cambiare le cose. Anche qui nell'acqua è Scusate uguale, sì. se mi interrompo, quindi più aumentano in pratica gli elettroni di valenza, più gli angoli di legame diminuiscono, cioè il valore degli angoli di legame diminuiscono. E sostanzialmente sì, e quello che influisce sono soprattutto queste coppie di elettroni non condivise, quindi non direttamente implicate nella formazione del legame, perché comunque ci sono lì che aleggiano, anche se non comportano un legame, che poi prevede la forma, perché noi facciamo l'esempio, no? Se noi paragoniamo il metano con l'acqua, le differenze sono duplici. Uno, che il carbonio quattro legami può fare e quattro legami fa, non ha coppie di elettroni non condivise. Quindi intanto non ha nuvole elettroniche che si aggirano lì e comunque determinano repulsione. E poi fa tutti e quattro i legami con atomi che hanno comunque solo un elettrone di valenza. Quindi sia l'uno che l'altro. In questo caso io sto parlando soprattutto del fatto che andando complicando la situazione, noi abbiamo, partendo dal metano, poi siamo arrivati all'ammoniaca, adesso stiamo guardando l'acqua, quello che succede è che cominciano a spuntare sempre più coppie di elettroni che non sono condivise e che però influiscono in modo predominante, preponderante, sull'acquisizione della, struttura stessa. In questo caso, vi dicevo, utilizzando il solito modello di prima, cioè di SPR, avremmo potuto benissimo ipotizzare la formazione di legami, di angoli di legame, sempre con quel 109 e 5 che avevamo visto nel metano, e che in realtà non invece coincidono con la realtà proprio perché c'è la presenza di questi due. Di queste due coppie di elettroni non condivise che rendono realmente l'angolo di legame di 104,5, quindi un po' più piccolo, risulta un valore un po' più inferiore. Però alla fine non è importante il valore inferiore o superiore, la cosa importante è che noi riusciamo a acquisire una struttura che ci permetta diciamo di mantenere quanto più distanti possibili le nuvole elettroniche, perché parlando sempre, e quindi gli elettroni sempre che rimangono non condivisi, perché parliamo sempre di cariche negative. E se sono tutte cariche negative quelle a cui ci riferiamo, è normale che debbano risentire di una repulsione, perché cariche dello stesso segno si respingono. Quindi in quel caso questa cosa contribuirà alla forma delle varie molecole di cui stiamo parlando.
In questo caso noi abbiamo parlato di questa molecola, quindi va da sé che ci viene spontanea fare la domanda, cioè come possiamo determinare quindi se una molecola è polare? A parte il fatto di avere già dato una definizione quello che è il legame covalente diciamo polare. Allora, guardiamo per esempio questa struttura. Questa è l'anidride carbonica, no? Che noi potremmo anche scrivere come CO2, giusto per cominciare a rinfrescarci un po' la memoria su quello che succede. È una molecola polare o una molecola non polare? Boh, possiamo fare delle ipotesi, possiamo dire delle cose, ma dobbiamo anche argomentarle. Allora, quello che succede è questo. Genericamente noi possiamo dire che una molecola sarà polare se intanto ha legami polari, e quindi il discorso della polarità poco fa l'abbiamo visto anche con il discorso dell'elettronegatività, la differenza di elettronegatività, e quindi questo già lo avevamo visto. E poi c'è un'altra diciamo, novità rispetto a quello che abbiamo visto, cioè se il centro, cioè se la carica parziale positiva è negativa nella condivisione, no? Nello spostamento di questa carica elettronica, no? Perché noi abbiamo capito che quando l'elettrone è condiviso, no? Dovrebbe essere condiviso a metà, metà ce l'ha uno e metà ce l'ha l'altro. Però se c'è implicato nella formazione di questo legame un elemento, un atomo, che ha una forza molto maggiore dell'altro, in realtà attrarrà a sé l'elettrone molto di più di quanto glielo lascerà all'altro. E allora l'altro, che nel frattempo, anziché condividere, sta quasi perdendo l'elettrone, dobbiamo in qualche modo identificarlo. Se sta quasi perdendo l'elettrone, c'è sempre quel protone che un po' gli esce, fa capolino, gli esce un po' più fuori. Allora, quello che volevo dire prima era, allora, come facciamo noi a identificare una molecola polare? Allora, noi identificheremo una molecola polare se il legame è polare, e già avevamo visto qual era la definizione come regola. L'altra cosa è se il centro delle cariche parziali, quindi questo spostamento di cui parlavo prima, quindi parziale carica positiva e negativa, in realtà coincidono o meno. Cioè se si trovano in luoghi diversi della molecola o se hanno un centro unico. Nella molecola di biossido di carbonio, o anidride carbonica, questo CO2 per intenderci, in realtà una molecola con due doppi legami polari, carbonio-ossigeno. Quello che vediamo nell'immagine scritta lì è che, allora, il carbonio fa un doppio legame con l'ossigeno sulla sinistra e un doppio legame con l'ossigeno a destra. Quello che succede è che l'ossigeno sulla sinistra del carbonio attira gli elettroni del legame verso di sé e quindi dà alla molecola una parziale carica negativa. E soprattutto questa parziale carica negativa la mettiamo sul carbonio, perché se quello sulla sinistra si tira un poco più a sé, questione di forza maggiore, l'elettrone verso di sé, allora diciamo che si ha questa situazione. Dall'altra parte succede la stessa cosa, cioè l'ossigeno attira con la stessa forza dell'ossigeno che c'è dall'altro lato gli elettroni di questo legame, quindi quello del carbonio sostanzialmente verso di sé, e quindi genera anche qui una parziale carica. In questo caso il carbonio avrà una doppia carica positiva, perché avrà una parziale carica che gli veniva dal fatto che c'era l'ossigeno di sinistra che aveva tirato un po' più a sé diciamo l'elettrone, quella coppia di elettroni, e dall'altra parte era successa la stessa cosa. Quindi quello che fa capire qual è la condizione è scrivere quello che abbiamo appena scritto qui, cioè scrivere questo delta più o delta meno che identifica qual è la
la situazione generale. Quindi genericamente quello che succede è che si ha uno spostamento di queste cariche, però se andiamo a guardare bene la situazione del carbonio e l'ossigeno, quello che succede è che in generale noi potremmo anche mostrare, diciamo, che questa condizione che noi stiamo scrivendo come delta, delta più e delta meno, in realtà la potremmo anche identificare con una freccia. Una freccia che è praticamente questa freccia che ha la punta rivolta verso l'ossigeno, è una coda crociata, in cui la punta della freccia indica la parte diciamo negativa del dipolo, quindi quello diciamo a destra e a sinistra, mentre la coda crociata rimane sempre nell'intorno del carbonio, perché è lì dove si colloca la parziale, il lato positivo del dipolo, quindi la parziale carica positiva di cui parlavamo prima. Siccome l'anidride carbonica, per quel discorso degli angoli di legame di cui parlavamo prima, è una molecola lineare, esattamente come l'abbiamo scritta qui, quello che possiamo prevedere è che il centro della parziale carica positiva e della parziale carica negativa coincidono, cioè non si trovano su piani diversi e non c'è questo spostamento che proprio identifica la perdita, quindi quasi totale, dell'elettrone e l'appannaggio tutto di un atomo. Rimane come se fluttuasse sempre sullo stesso piano e che quindi in realtà si annulla, perché se si trova esattamente sullo stesso piano è come se si trovasse su un centro, in realtà non determina questa distribuzione asimmetrica, per cui in realtà in questo caso quello che succederà è che all'interno della CO2, quindi dell'anidride carbonica, che è questa che stiamo guardando, i legami che si formano dei legami polari, però in realtà il tipo di molecola è non polare. Questo a causa, vi dicevo, di questa discriminazione, cioè di questa distribuzione delle cariche che non è asimmetrica. Se dovessimo invece guardare, per esempio, la molecola di acqua, nella molecola di acqua la situazione che si forma è un po' diversa, perché in realtà in questo caso l'ossigeno ha quella condizione che già ci eravamo detti prima, cioè è uno degli elementi più elettronegativi. Quindi, essendo più elettronegativo, molto più elettronegativo dell'ossigeno e dell'idrogeno, scusatemi, quello che succede è che, esattamente quello che abbiamo detto prima, cioè ci sarà questo spostamento, ma in questo caso è netto, perché l'ossigeno tende un po' in giro l'idrogeno, cioè parte proponendo una condivisione, ma data la differenza di elettronegatività, in realtà questa carica negativa parziale sarà maggiormente spostata sull'ossigeno, lasciando una predominante carica positiva sull'idrogeno, che ha, diciamo, quasi perso l'elettrone. Quindi in realtà in questo caso quello che definivamo prima, quando abbiamo definito il centro della carica, in realtà non risulta annullarsi come succedeva prima, perché in realtà il centro della carica parziale negativa è l'atomo di ossigeno, perché è molto più spostato di lì, dato appunto questa differenza di elettronegatività. Quindi in questo caso non si ha l'annullamento della carica, come dicevamo prima,
quindi l'effetto dei due dipoli che si formano non si annulla, come succedeva prima, e quindi in questo caso, a differenza dell'altra molecola, quindi di anidride carbonica, in realtà che quella aveva anche legami polari, in realtà in questo caso è una molecola polare, perché ha questa distribuzione asimmetrica, e questo è anche quello, poi lo vedremo quando faremo particolarmente, diciamo, analizzeremo particolarmente la molecola di acqua, quello che conferisce poi le proprietà alla molecola di acqua, e quindi identificandola come una molecola polare. In realtà quello che già abbiamo visto è quello che succede quando gli elementi reagiscono fra di loro. Gli elementi reagiscono fra di loro, già l'avevamo detto, diciamo, inizialmente, reagendo fra di loro nella formazione, diciamo, nel tentativo del completamento di quegli elettroni di valenza, e quindi in realtà completamento di quello ottetto, quindi nel raggiungimento, diciamo, della situazione più stabile, non fanno altro che effettuare delle reazioni chimiche. La reazione chimica la possiamo benissimo definire come quella reazione in cui uno o più reagenti reagiscono per formare dei prodotti. In questo caso già possiamo benissimo identificare una formula chimica in cui noi scriveremo i reagenti a sinistra e i prodotti a destra. Questo varrà per sempre, diciamo, quindi è una cosa che possiamo definire per tutti. La cosa fondamentale è che noi abbiamo cominciato parlare della struttura, o meglio, abbiamo visto nei primi capitoli che abbiamo valutato come la chimica analizzi sia la struttura della materia, sia la trasformazione di una forma della materia in un'altra. E la prima, cioè la struttura della materia, meno male già un po' l'abbiamo vista. Adesso ci dobbiamo occupare di questa trasformazione della materia in un'altra, perché appunto parleremo di trasformazioni perché chiaramente basandosi sempre sulla legge della conservazione di massa, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, può esserci soltanto una trasformazione, non formeremo qualcos'altro di nuovo. E la cosa fondamentale sarà sicuramente quello che per ogni reazione chimica dobbiamo anche cominciare a identificare lo stato in cui si trovano, intendo dire lo stato solido, liquido, acquoso, e quindi capire anche se fondamentalmente l'equazione è bilanciata. E quando noi parleremo di un'equazione bilanciata, o anche in questo caso per esempio di un'equazione incompleta, quello a cui facciamo riferimento sostanzialmente è il fatto che se abbiamo detto che ci deve essere una trasformazione, ci aspettiamo che non è che se da un lato avevamo inizialmente che reagivano tre atomi di carbonio, dall'altro lato poi ne spuntano due. È normale che se erano tre all'inizio, tre dovranno essere alla fine. La cosa che può cambiare è la molecola all'interno della quale il composto che formeranno, sostanzialmente. Quindi il legame che si formerà formando il composto. In questo caso, per esempio, c'è un esempio in cui abbiamo il propano, che è questo C3H8, che reagisce con l'ossigeno. In questo caso si forma diossido di carbonio e acqua. Se noi guardiamo immediatamente quello che c'è scritto qui, quello che risalta subito all'occhio è lo stato del carbonio, perché il carbonio, come vedete qui, ci sono tre atomi di carbonio e qui ce n'è soltanto uno. Così come l'idrogeno, che qui presenta otto atomi di idrogeno, ma qui ne ha soltanto due.
guardando l'ossigeno, identico, cioè qui ne ha 2, qui ne ha 3. Quindi questa equazione che noi definiamo come un'equazione incompleta è quella che noi in realtà definiamo come un'equazione non bilanciata. E quindi quando diremo è necessario bilanciare la reazione, quello che faremo sarà proprio questo, cioè cercare di introdurre dei coefficienti tali, cioè dei numeri, che ci permettano di equilibrare il numero di atomi da entrambi i lati della reazione. Tutto qui. In questo caso, quindi, noi introduciamo soltanto dei coefficienti, mica cambiamo le formule chimiche. Formule chimiche rimarranno uguali, quindi fondamentalmente quello che succederà sarà andare a sistemare questa condizione. Quindi dovremmo aggiungere, per esempio, già la prima cosa che noi dovremmo fare, poi vedremo ormai la prossima volta, sarà proprio decidere come procedere, cioè cosa facciamo inizialmente. Allora, intanto identifichiamo gli atomi che sono implicati nella formazione di un solo composto, per esempio, o di uno o due composti, e cominciamo a vedere proprio alla grezza la cosa più facile da fare. In questa reazione la cosa più facile da fare sarebbe cominciare col bilanciare il carbonio, che a sinistra ne ha 3 atomi, a destra ne ha 1, perché quando noi non scriveremo nessun coefficiente è come se sarà 1. Però ovviamente nel momento in cui metteremo 3 qui, ovviamente va da sé che sfaseremo anche il numero di ossigeno, di atomo di ossigeno. Un'altra delle cose che vedremo è che l'atomo che per esempio da questa parte forma reagisce con un atomo dello stesso elemento si lascia per ultimo. Quindi di solito si usa prima equilibrare quelli che reagiscono con atomi di elementi diversi e formano composti. Quindi per esempio dopo aver bilanciato il numero di carbonio, gli atomi di carbonio, dovremmo passare all'idrogeno. Però vi dicevo, siccome fondamentalmente si è fatto tardi, la prossima volta ripartiamo da questa situazione e cominciamo a vedere un po' di esempi in modo da capire meglio come fare a bilanciare queste cose e quindi diciamo poi cominciare a complicare un po' la situazione. Questa magari era quella più facile. Va bene, allora se non avete niente da dirmi, io vi auguro un buon proseguimento. Ci vediamo giovedì, credo allo stesso orario. Non ricordo in questo momento, ma insomma dovrebbe essere lo stesso orario. Sì, ok. Elena mi dice sì. Sì, è lo stesso. Perfetto. Va bene. Grazie. Va bene, arrivederci. Arrivederci.